Ci troviamo al 51esimo congresso dell'Associazione Microbiologi Italiani e con estrema soddisfazione registriamo più di 1700 ad oggi partecipanti, di cui 300 giovani specializzanti in microbiologia. Noi ci crediamo molto perché il futuro purtroppo sarà un futuro di infezioni. Noi siamo coloro che sono le sentinelle di tutto questo percorso, perché siamo in grado di diagnosticare subito un microorganismo e quindi di consentire alle istituzioni centrali e periferiche di attuare quelle azioni di prevenzione fondamentali per limitare il tutto. Poi è chiaro che come associazione noi abbiamo anche un'impostazione formativa, quindi non solo di proporre queste innovazioni scientifiche, ma anche di dare dei messaggi alla popolazione. È importante che il cittadino diventi consapevole di quanto può fare per combattere queste malattie. L'atteggiamento consapevole, primo, è non assumere antibiotici se non nel caso, e il caso lo definisce il medico con cui ti confronti e che ti prescrive determinati esami per sapere se è un'infezione virale o batterica e quindi poterti dare l'antibiotico. Questo è fondamentale. Oggi purtroppo siamo in un mondo dopo la pandemia in cui molto spesso c'è una miscellanea di situazioni e stiamo vedendo che al governo stanno presentando un decreto semplificazioni cui si consente alle farmacie di fare gli esami di laboratorio. Ora, noi non abbiamo nulla contro i farmacisti e contro la prossimità delle farmacie che possono aiutare il cittadino a fare degli esami, ma la governance di quel processo deve essere in carico a noi. Dobbiamo essere noi ad acquisire lo strumento, fare la formazione del personale che lo utilizza, fare i controlli, fare le validazioni e la refertazione. Quindi lo può fare la farmacia, ma non lo può fare il farmacista. Il futuro della microbiologia è brillantissimo se guardiamo purtroppo quello che accadrà, perché chiaramente le infezioni continueranno ad esserci, si implementeranno sia quelle trasmesse da uomo a uomo, anche quelle trasmesse da animale. Quello che vedo con meno ottimismo è la presenza dei microbiologi. Noi abbiamo tanti microbiologi giovani, però bisogna inserirli nel mondo del lavoro. Le istituzioni devono fare degli investimenti, anche perché è stato dimostrato ed è costantemente dimostrato che non è solo l'emergenza, la pandemia che deve far risaltare il ruolo del microbiologo. Paradossalmente ci siamo trovati con 60 milioni di microbiologi in quel momento, quindi il microbiologo serve quotidianamente, serviva prima e serve oggi. L'intelligenza artificiale è sicuramente un ausilio, però ricordiamoci che l'intelligenza artificiale deve essere interpretata dall'uomo e come esiste un'intelligenza artificiale esiste anche una stupidità naturale, per cui dobbiamo selezionare persone che sappiano interpretare l'intelligenza, questa massa di dati, perché i big data sono importanti, però lo vediamo già in esempi banali con la ricerca mediante pannelli sindromici. Hai un campione biologico e cerchi 60 microrganismi, sì, ma poi qual è quello veramente responsabile di quella patologia? Quindi il ruolo dell'uomo e in questo caso del microbiologo è fondamentale. Senza il microbiologo clinico, l'uomo, la persona, la sua testa, l'intelligenza artificiale sarebbe un buco nell'acqua. Abbiamo una carenza importante legata proprio ai numeri. Adesso abbiamo veramente tanto paura come categoria. Non ci sono. Oggi in questo momento c'è una carenza di microbiologi che possono essere direttori, cioè che abbiano la capacità di dirigere e anche la, come posso dire, anche la, sì, la visione, cioè persone pronte alle direzioni. In questo momento abbiamo veramente un problema e questo ci spaventa, perché oggi è questo, è un domani. Tenete presente, un collega oggi durante una relazione ha detto: io 20 anni fa speravo che il microbiologo fosse un microbiologo clinico, oggi è un microbiologo clinico, ed è vero, perché abbiamo lavorato tantissimo, però questo non è sufficiente, perché per il futuro deve essere un microbiologo, io dico traslazionale, cioè un microbiologo che lavora in un gruppo multidisciplinare e un microbiologo che abbia la capacità di interagire e coordinare tutte le figure che entrano in una problematica clinica.